Tra campo e giudice sportivo, il Messina va a caccia del quarto successo consecutivo, ma al San Filippo arriva un Marsala che, a dispetto della classifica deficitaria, può contare su un organico di buon livello. Rando fa esordire dal primo minuto San Pietro e impiega Strumbo come terzino sinistro. In panchina si rivede Esposito. 15 minuti di studio. Il Marsala mantiene uno sterile possesso palla, mentre il Messina denota tanti piccoli errori di misura. Al 18esimo punizione a giro di Crucitti, il russo vola e respinge. È l'episodio che squadra la gara dei padroni di casa, sollecitati dal costante incidamento della curva e dalla carica agonistica di Bruno e Ottovale. Al 25esimo solo la traversa ferma l'inzuccata sul primo palo di Orlando, il più piccolo in campo, che sceglie bene il tempo sul corner di Crucitti. Stesso capitano, 5 minuti dopo, ci prova con un raso terra allungato in corner dalla scivolata di Castrovilli. Al 34esimo il Marsala alleggerisce la pressione, palla in verticale di Ferchichi per Padulano, che larga troppo il diagonale. Continuano le buone trame del Messina, Crucitti si accentra al 38esimo, apre per Strumbo che pesca Orlando tutto solo in aria, ma il 2001 di casa liscia clamorosamente la sfera. Primo tempo piacevole, al Messina sono mancati solo gol e cattiveria agonistica. Il solito Crucitti ci prova al 52esimo, ma il suo tiro è chiuso da Montuori. La gara si accende a cavallo dell'ora di gioco. Primo un sospetto contatto in aria tra Orlando e Lavardera, ma l'arbitro lascia giocare. Poi una staffilata dalla distanza di Ottovale, con palla di poco alta. Alla distanza però esce il Marsala, spunto personale di Lavardera, ma conclusione larga, mentre al 62esimo Pucci serve Lauria, destra botta sicura, salvato da De Meio. La palla arriva a Padulano, Mancino al volo che trova Ungaro appostato nei pressi della linea. Pericolo scampato per il Messina, che adesso è Esposito come terminale offensivo, e l'attaccante campano innesca subito Orlando, che sfrutta l'errore di Montuori, ma in aria pecca di potenza e precisione e calcia centralmente. Il Messina però non riesce a ripartire con costanza e all'82esimo Maiorano riceve palla in aria dopo un buco di Ungaro, si destreggia tra De Meio e Bruno e calcia, ma timbra solo il palo interno. Passano appena 3 minuti, Crucitti lancia Esposito, spizzata di testa deviata con la mano dalla Vardera e altro legno clamoroso con la palla che finisce tra le mani di Russo. È l'ultima emozione di una gara piacevole, pari forse giusto, Messina calato fisicamente nella ripresa, ma fermato ancora una volta da legni e controverse decisioni arbitrali.